Start, 2, 1, boost to ignition, and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi siamo su Tyria, un gioco in uscita il 29 di febbraio di quest'anno. Voi lo vedrete sicuramente molto dopo perché per questioni di tempo, insomma, non lo vedrete prima. Ed è un gioco molto molto strano. Per quanto, uscirà in Early Access, ha due capitoli, ne avrà tre alla fine a gioco finito e il gioco verrà completato nell'arco di quest'anno. Non so ancora dirvi il prezzo, ma quanto ho letto, il prezzo rimarrà lo stesso anche in release, anche in 1.0. Dicevo che è un gioco strano perché? Perché la grafica così mi farebbe pensare un hidden object game, e in realtà non è così. Non l'ho ancora preso a pieno, vi dico la verità. Sappiamo che lei è Tyria, è una maga, che è in grado di spazzare via le maledizioni dei suoi pazienti entrando nei loro sogni. E all'interno dei loro sogni, a cui accederemo tramite questo specchio, saremo in grado di ottenere degli oggetti che poi useremo. Allora, qua abbiamo l'equipaggiamento nostro, che possiamo equipaggiare, e lei la controlleremo nella mappa di gioco, mentre farà uso di guardiani per combattere, e ne potremmo avere di più. Adesso al momento abbiamo solo questo, che è Watts, e ha le sue abilità, che tra l'altro adesso io dovrei aver eliminato accidentalmente e quindi sono spacciato. Lui salirà di livello, quindi avrà modo di aumentare uno o l'altro. Ok. Va bene, e non so più come aggiungere l'abilità, ma lo farò da qui. Ok, infatti lo trasciniamo da qui. Abbiamo, vedete, c'è tutta questa serie di cose che possiamo combinare insieme. Qua abbiamo i ciondoli, possiamo equipaggiarlo con dei ciondoli. E vediamo anche le sue statistiche, quindi sappiamo che lui comunque è ha questo perk. Voci di Dio, genera due etere per attacco in mischia, è demoniaco e resiste alle aggressioni fisiche e al fuoco. Queste sono le sue statistiche. Tra l'altro io dovrei anche avere un lunghissimo tutorial da fare, perché me lo stava dicendo qui. Fai salire di livello qualsiasi guardiano facendo salire una delle sue due pietre. L'ho fatto, ma non è salito ancora di livello. Tra l'altro qua sta accumulando roba, ma va bene. E poi dobbiamo selezionare un altro guardiano dalla squadra, richiede più di due guardiani, quindi dobbiamo attendere. Qua in alto abbiamo la possibilità di andare a mischiare insieme più oggetti, nel senso che c'è un tutorial che ci spiega, praticamente noi prendiamo questi oggetti che abbiamo raccolto, le attrezzature incantesimi sfere e i fusionabili. I fusionabili li possiamo fondere così, andando a creare un terzo oggetto. Creata una nuova sfera, osso, è stata aggiunta alla tua borsa, può essere utilizzato sul suo equipaggiamento o ciondoli. Infatti vedete che abbiamo creato questo. Questo tenta di aumentare la rarità di un equipaggiamento aggiungendo un modificatore. Quindi praticamente noi lo possiamo andare a montare, non so se lo possiamo montare già a lui, ma non credo, lo possiamo montare a noi stessi. Quindi qua. Categoria, rarità. No, perché no? Non lo so, vabbè, continueremo a provare così e così, prendiamo alimenti diversi, vediamo che cosa salta fuori e poi andiamo, posiziona una pietra sul banco da lavoro, crea un pezzo di equipaggiamento consigliato. Ok, c'è un tutorial praticamente per ogni passo. Nuova sfera, abbiamo creato anche questo e abbiamo guadagnato 100 polveri. Le polveri sono importanti perché? Perché qua possiamo andare qui a vedere la casa d'aste, e le case d'aste costano queste valute qua sotto che vedete, quindi possiamo andare ad acquistare il mantello, possiamo acquistare guanti e cose varie. Il gioco è tradotto abbastanza bene in italiano. Qua invece abbiamo il libro delle quest. La cosa che mi manda un po' fuori di testa è il modo in cui compare il testo. Vedete, così è veramente fastidioso. Trovato la strada per arrivare a te.
Uno spirito nella mia loggia, molto nel nostro tempo limitato, devi recuperare i cimeli della nostra famiglia. Un male terribile si sta avvicinando, devi essere preparata. Permettetemi di invitare la natura. Ok, devi curare quanti più pazienti puoi, scopri. Ok, la forma scompare in fumo denso e bianco e blu. Ok, abbiamo tutte le persone da salvare con le patologie, stress. E abbiamo anche il riconoscimento. Poi sì, è possibile, non ce l'abbiamo, no, ce l'abbiamo. Andare a potenziare questa siringa e praticamente ci dà una difficoltà maggiore, ma anche una ricompensa maggiore. Completa due sogni. Noi adesso possiamo andare a fare uno di questi. Sì, posso selezionarlo. Uscendo poi entro. Formazione. Posso scegliere la formazione dove far iniziare il mio demone, ma non riesco ancora a capire bene dove puntare le cose, ma va bene. Iniziamo. Quindi usiamo il nostro cubo magico ed entriamo nel sogno di questo paziente. Questo è alla base del gioco, cioè abbiamo fatto tutta la parte gestionale ed entriamo in questa bellissima grafica che pare quasi disegnata a mano. Qui ci si muove col tasto destro, si preme il tasto G per vedere la direzione dove dobbiamo andare e il tasto Q per farci strada dai nemici che ci sono qui, finché non arriviamo al punto evento dove si combatte a turno. Salvato il vecchietto, questa è una presenza che quella che è comparsa prima. Trova un oggetto di nome Piuma, ti aspetterò qui, accetta. Quindi qui abbiamo una missione secondaria. Sì, side quest, va bene, lasciami in pace. Allora, fammi vedere, devo trovargli una piuma, ma non è obbligatorio farlo, eh. Col tasto G ci continua il cubo a far vedere dov'è la zona finale, il boss finale. Qua abbiamo una piuma, eccola qui. Credo sia questa la piuma. Però qua abbiamo anche un edificio, qualcosa, un osservatorio, vediamo. Mi sembra di aver preso una piuma. Fantastico, grazie. Ok, è uscito error, ma va bene. Abbiamo completato la quest. Vediamo che cos'è questo. Quando le creature da incubo si avvicinano a te, il cubo inizia a tremare e senti gli incantesimi dei tuoi guardiani. Ok, è iniziato un combattimento. Ora, vediamo come funziona. Non è spiegato proprio benissimo. Comunque abbiamo questo nemico qui, noi abbiamo la possibilità di lanciare, abbiamo questo blob qua enorme. Io direi di attaccare prima questo e lo uccidiamo subito. Aspettiamo il suo turno, lui avanza. E ci fa il paiolo. Abbiamo un tot di tempo per poter agire, a quanto visto. Attacchiamo con questo. Leviamo 18. Ottimo. Non so cosa sia questo, perché non c'è una spiegazione degli incantesimi. Ho cliccato col destro prima. Ok, eccolo qua. Mannaggia. Dammi una spiegazione degli incantesimi. Qualsiasi singolo consuma 12 ombra. Gli diamo lo stato di veleno. Ok, l'abbiamo eliminato. E abbiamo eliminato anche tutti gli altri nemici. Combattimento è un po' sullo stile di Darkest Dungeon, ma Darkest Dungeon è molto più style di questo. Dipende quanto costa, perché secondo me se questo gioco costa 10 euro può essere interessante, perché comunque è parecchio profondo. Vedete che la mappa in alto a destra ci indica dove andare. Conservate la vostra preziosa lettera, i miei osservatori. Ok, bisogna entrare proprio nelle meccaniche. Bene nelle meccaniche. Vedete che qua ci inseguono, ma abbiamo il nostro cubo che ci difende, ma usando il tasto Q possiamo attaccarli anche manualmente dove stiamo puntando con il mouse. Quella dovrebbe essere la zona finale dove attaccare il nemico finale. Abbiamo praticamente finito la vita. Vabbè, insomma, non mi è ancora tutto chiarissimo. Comunque vedete che abbiamo due eventi, uno andando in su, uno andando in giù, dove possiamo probabilmente affrontare qualcun altro, ma al momento qui vi voglio giusto far vedere in che cosa consiste il titolo. Cambia anche l'intervallo del giorno, cioè possiamo fare delle cose, trovare delle cose in base che sia giorno o notte. Quindi quella è un'altra meccanica interessante. Andiamo a combattere. I disegni sono molto belli, seppur semplici, sono belli. Abbiamo i nemici con il mega blob ancora da combattere. Io potrei fregarmene e vedere se riesco a fargli male. 16 di danno, questo adesso ci attacca per forza. Il blob si avvicina e ci farà molto male. Infatti vedete che sta arrivando
ha resistito alla morte. Tradotto, come ho detto, un po' così. Spaziamo via il blob. No, non è ancora morto, gli restano due punti. Adesso aspettiamo il nostro turno. Attacca lui, aia, critico. E adesso toccherà a noi, sì. E spaziamolo via. Dovrebbe morire anche l'altro. No, sono morti. Dobbiamo uccidere lui. Chi attaccherà adesso? Attacca ancora. No, adesso attacchiamo noi. Via. Addio. 33 di danno, colpo critico. Perfetto, vittoria. Hai ucciso, sconfitto l'invasore di sogni. Quindi, tecnicamente, la persona è stata salvata. Non è sempre così, nel senso che abbiamo modo, vabbè, adesso di star qua dentro a prendere ancora oggetti, ma nel caso in cui dovessimo morire, la vittima morirà. La vittima, sì, il paziente morirà. E quindi uscirà, comparirà nelle vittime decedute durante il nostro intervento, diciamo. Tormento paziente completato. Può andarsene subito, restare ancora un po', andarsene, fornirà tutte le ricompense acquisite attraverso la convalida delle missioni oggetti nella borsa. Abbiamo queste ricompense, accetta e vai. Perfetto, e si sale di livello. Lei non è un mostro di carisma, devo dire, come non lo sono i personaggi di questo gioco, ma che qua può essere. Vedete, adesso lei non è più qui, è qui, perché probabilmente c'è un avanzamento della storia o qualcosa. Comunque, noi possiamo andare a vedere qui che abbiamo recuperato nuovi oggetti, tessuto, minerali. E se io prendo le sfere e mischio due sfere insieme, vediamo cosa salta fuori. No, non si può. Non si può. Proviamo a fare ferro e minerale. No, ferro e questo. Dai, vediamo cosa salta fuori. Creato un nuovo ninnolo. Ferro pesante non magico, ok. Facciamo questo più questo. Si possono ricombinare continuamente, quindi è bello farmare i materiali per poter ottenere qualcosa. Mix di scarti dovrebbe andare bene con qualsiasi cosa. Sì, crea un amuleto, ma mi piacerebbe sapere. Dovrebbe esserci un libro di un libro di ricette, che però io non vedo. C'è un punto di domanda, vedete che ci spiega. Fondere due oggetti di produzione per creare guardiani. Equipaggiamenti, ok. Trascina i materiali, ok. Stregoneria a livello aumenta con ogni fusione e sblocca ricompense. Le polveri dell'anima ti consentono di creare pietra dell'anima, pietra e ninnoli possono riciclati. Ok, abbiamo il grimorio. Sì, che è quello che abbiamo visto prima. Il tutorial è tutto un pastone unico. Abbiamo il nostro livello del guardiano, che però non è aumentato, quindi tecnicamente non possiamo ancora fare nulla. Tasserisce premendo continuamente tasto sinistro su una pietra dell'anima. Quindi io posso premere ripetutamente. Cos'è, un clicker? Non lo so. Vedete che non succede niente, ma se clicco qui, lui... Io continuo a cliccare, ma non vorrei esagerare perché il mouse è nuovo, quindi no. E abbiamo, vabbè, questa è la reliquia del cubo. No, non saprei, potremmo andare a comprare qualcosa. Abbiamo fatto un po' di materiali. Il mantello lo compriamo e lo andiamo magari a equipaggiare. Continuo a sbagliare schermata. Ok, siamo saliti di livello, aumentiamo la salute, la velocità, l'etere, slot, incantesimi. No, facciamo anche la divinazione. No, facciamo la salute. Ancora. Facciamo salute ancora. Equipaggiamo il mantello. Ok, non abbiamo altro da poter equipaggiare. Va bene. E qua praticamente andando avanti nuovamente nel grimorio abbiamo, completando due sogni, poi possiamo diventare più forte del boss e poi raggiunge livello 2 e poi si va a combattere contro il blob boss, che è il boss finale. Potenziando qua si va a prendere, hanno 69% di vita aumentata e si prende anche una ricompensa maggiore.
Facile labirinto, facile avvolgimento, facile labirinto, insomma, al crepuscolo di notte, o di giorno, quindi sono ambientate tutte in zone diverse. Possiamo aggiornare spendendo un pezzo di inchiostro, che sono questi inchiostri che vediamo sotto, andando ad aggiornare e cambiando le missioni. È un gioco molto particolare, vi dico, non lo conoscevo, infatti mi è stato offerto dagli sviluppatori, abbiamo già accettato la missione, quindi si può entrare. Sì, questa qua, missione qua di notte, ma non lo farò adesso perché, insomma, ve lo volevo far vedere così a grandi linee. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se può essere un gioco che fa per voi. Lo stile grafico può piacere o non piacere. È un po' raffazzonato il tutorial. Queste sono il ciclo di gioco, credo. Perché si va, si combina la roba, si va, si recupera, si va all'avventura. Si esplora e poi si torna nuovamente al punto di partenza, è il ciclo della vita o della morte. E come dicevo, è uno stile che può piacere o non piacere, il tutorial è un po' così, però secondo me è un gioco che può fornire tante ore di gioco, anche perché ci sono i capitoli, c'è la storia e c'è tanto da farmare e da creare a livello di oggetti. Fatemi sapere sotto nei commenti, io ipotizzo. È un gioco a cui sono in lavorazione da 4 anni, quindi potrebbe costare boh, 10-15 euro. Se parliamo di 20, inizia già a diventare dedicato per gli appassionati. 30, secondo me, no. Dal mio punto di vista, no. Fatemi sapere sotto nei commenti, come al solito. Sono impaziente di sapere. Alla prossima e ciao ciao.